pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati oggi di nuovo insieme per raccontare un pezzo di storia musicale italiana e forse anche di società, perché quando una famosissima band italiana cantava Stanotte hai bruciato tutti i ricordi del tuo passato, tutte le bambole con cui dormivi e il tuo diario che sempre riempivi solo con ciò che faceva piacere a chi di notte l'andava a vedere, beh, sappiamo che il passaggio successivo è Vai piccola Katie e che a cantare questo successo erano i Pooh. Nonostante fosse il lato B del singolo In Silenzio, Piccola Katie ebbe un successo decisamente maggiore rispetto al lato A. Furono infatti inseriti nel disco Contrasto entrambi i brani, anche se inizialmente la casa discografica non era molto convinta delle potenzialità della canzone. Poi però arrivarono i riscontri enormi da parte del pubblico e delle radio. Fu Roby Facchinetti a raccontare come era nato proprio questo singolo in una intervista di qualche tempo fa per il quotidiano La Repubblica. La storia di Piccola Katie è molto particolare. Valerio Negrin, cioè il paroliere e fondatore della band, scrisse una poesia, era più o meno esattamente il testo di Piccola Katie, e appoggiò il foglietto con soprascritto il testo sul cruscotto del pulmino che usavamo per spostarci da una città all'altra per i concerti. Poi una sera al pianoforte con amici, ecco che dopo tanti brani che conoscevamo, a un certo punto presi la poesia di Valerio e iniziai a improvvisare una cosa da cantare in coro con quella decina di amici, un qualcosa tipo oh, oh, oh piccola Katie, trovai una sequenza armonica e tutti si misero a cantare. La canzone, dunque, parla di una giovane ragazza che fugge di notte da casa dopo le prime esperienze d'amore, successivamente torna sui propri passi e rientra in casa. Piccola Katie, la porta è socchiusa, non devi nemmeno inventare una scusa, infatti dice il testo, senza che nessuno in casa se ne accorga. Insomma, un tipico ritratto delle situazioni amorose degli anni 60 che fecero breccia nel cuore del grande pubblico, anche ovviamente grazie alla sonorità decisamente immediata e radiofonica. Fu pubblicata in un anno caldo socialmente e culturalmente per l'Italia e non solo, cioè il 1968. Fu il primo singolo della band ad essere entrato nelle prime 15 posizioni della Hit Parade. La prima esibizione dal vivo, invece, del disco fu al programma Rai 7 Voci, condotto da Pippo Baudo, al quale però vennero invitati soltanto Riccardo Fogli e Roby Facchinetti a cantare proprio Piccola Katie e in playback. Nel corso degli anni 90 poi ne è stata registrata una versione più moderna riarrangiata, inserita nelle raccolte a partire da 25 La nostra storia. E ora noi ve la riproponiamo. Eccola per voi, buon ascolto!